Ehi, ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo penultimo appuntamento con New Super Mario Bros. U Deluxe. Andiamo al castello di Bowser ad affrontare... Oddio, castello di Bowser no, però... Ah, ci viene con la sua fortezza volante. Non è proprio il castello di Bowser, è il castello di Peach che ha subito una ristrutturazione. Ma prima c'è la fortezza volante di Bowser. Il veliero volante, sempre nuvole di meringa, quindi questo è canonicamente l'ultimo livello di nuvole di meringa. Va bene, chissà che poi i due livelli non li ho affrontati in nuvole di meringa, quindi me la sconto qui. Ok, abbiamo la tuta, non c'è alcun problema, dobbiamo solo stare attenti a dove saltiamo e dove non saltiamo. Non so, devo salire sul veliero a un certo punto o... Ah, ma c'è la manona! Ecco qua. Ah, Bowser. Acci picchia. È facile capire quando attacca, ma bisogna anche stare attenti. Credo che... Ok, no, ha fatto lo scherzone. Oh no, attacca qui, attacca. Wow. Non me l'aspettavo questo da te, Bowser. Fai gli scherzoni, fai. Cattivo. Qui attacca, bene. Ah no, ci ha ripensato. Ah, eccolo, guardalo. Come ce l'ha... Questa oramai ce la sapevo. È sempre così, fanno in molti Super Mario, fanno lo scherzone e poi ti attaccano subito dopo. Qui devo stare attento. Oh, fai pugni ora. Ma che cattivo, Bowser. Eh sì, oggi sono un po' frizzantino perché proprio me la sento oggi. È una di quelle poche volte che me la sento di riuscire a fare i livelli. Non so perché, però oggi è così. Aiuto! Ah no, ha fatto un altro scherzone. Dai, sali. Ok. Insomma, il gioco ti dà modo di salvarti anche piuttosto semplicemente, volendo. Ok, quindi la moneta ha tutto il tempo di prenderla e di scappare al lato. Perfetto, anche perché se non la prendevo era andata persa per sempre. Quindi... Oh, checkpoint, quindi immagino che Bowser ora non ci sarà più. Andiamo sul veliero vero e proprio. Maledettissima talpa. Vabbè, continuiamo. E qui che devo fare? Oh, ah, col giroscopio. No, questo è accelerometro. Oddio, non mi ricordo se è giroscopio o accelerometro, ma devo comunque stare attento. Posso farmi sempre del grande male. Andiamo, andiamo, andiamo. Perfetto. Questo, vabbè, era progettato per Nintendo Wii, però credo che anche con Nintendo Switch è la stessa maniera. Insomma, hanno sempre fatto accelerometro e giroscopio, quindi buono anche così. Qua ci sarà un... Ah, posso muovermi, certo. Ci sarà... Ok, sì, Natsut presa. Stavo ripartendo senza Luigi, perché non serve che Luigi stia sulla... Su come si chiama sto coso? Sulla... Boh, non so come chiamarlo. Però basta che non sta lì sopra e può comunque andare. Allora, qua sto proprio andando alla cieca. Non ho idea di dove sto andando. Ci ha messo un botto di tempo a salire. Però, boh, pare che ora ci stia. Ci stiamo? Sì, ci stiamo. Ah, quello neanche ci provo. Se dovessi perdere magari ci riprovo, ma non... Per ora no. A parte penso che vado a perdere, perché dovrei arrivare a fine livello e affrontare Bowser Jr. un'altra volta, sicuramente. Ah, ma là sopra c'era la moneta. Vabbè. Niente, si rifà. Eccomi qua, sono con la tuta ora, quindi posso salire e prendere la moneta stella, la terza. Grande. Penso di poter rimanere qui sopra, non ci saranno problemi. No, infatti lì finiva anche la strada. Ottimo. Devo solo stare attento alle talpe che lanciano le chiavi inglesi. Per qualche ragione queste talpe sono delle grandi lavoratrici. Dai, sbuca fuori, ecco, ti salto in testa e via. Tra l'altro le talpe, se non sbaglio, ricompaiono anche in Super Mario Sunshine. Non sono sicuro siano talpe, mi sembrano più marmotte, ma comunque sono in alcuni cannoni che tu devi usare per finire il livello. Bellissimo Sunshine. Ed eccoci qua, siamo arrivati a Bowser Jr., scontro finale con Bowser Jr. Quasi sicuramente c'è lui. Vediamo quante volte riesco a perdere contro un nemico semplice come lui. Che fai? I pugni? Ah, devo lanciargli le bombe. Aspetta. Oh, no, non devo lanciargli le bombe. E che cosa devo fare? Ah, mi butta giù.
Vai, meno 7, let's go, senza punti, senza niente, senza power up. Dai, Bowser Junior, su, ormai ho capito il tuo pattern, so quello che devo fare. Però, no, le bombe le levo per evitare che mi distrugga inutilmente parte del terreno. Allora, lui ora che fa? Dei pugni, veloce, bene, ne saliamo sul braccio e gli andiamo a scompigliare i capelli. Forse è per quello che si arrabbia, che poi ha solo un ciuffetto, quindi non so cosa si arrabbia, per quale motivo, ma comunque. Vabbè, c'è solo una bomba, ecco qua, aiuto, eccola qui, seconda botta. Inizia ad avere un po' di mal di testa probabilmente, quindi ora lancia più bombe, bravissimo. Così che sei un uomo tra gli uomini, Bowser Junior. Aiuto, c'è poco terreno. E no, non mi lancia le bombe, lanciami le braccia che ti voglio colpire e fare tanto male. Allora, ci sei, ecco, ora che lo fai, bravo. No, non ancora. Ah, eccolo. Bravissimo, lancia la bomba da bravo e ti salto in testa e finisce, per fortuna. Per fortuna finisce anche questa tortura cinese. E ora che... non mi dica che c'è un'altra... la seconda fase di Bowser Jr. Va a finire che c'è la seconda fase. No, il tempo è sempre zero, quindi è finita. Sì, Marameo, fammi Marameo. Poi ti vengo a fare Marameo quando ti conquisto il castello. Scappa Luigi! Oi oi. Ha rotto la nave del padre. Tonto. Vabbè, la nave che si schianta è pura poesia. Che poi mi ha dato fastidio solo per due livelli. Non so se magari c'è qualche uscita segreta dove ci sono più volte, dove la nave viene più volte in mio aiuto a farmi perdere qualche vita. Quindi può anche essere che l'ho mancata un paio di volte. Non lo so, non ne ho idea, sto solo speculando. Però è tempo! È tempo di andare al castello di Peach barra Bowser. Vediamo com'è. Oh, sono 1, 2, 3, 4, 5, 5 livelli, forse 6, cominciamo a tutti. Oh. Ma questi sono difficili, mi sa, se sono così pochi. Penso che ne farò subito uno o due, vediamo quanto ci metto. Dai, facciamo il primo allora. Fossato vulcanico. Il nome non promette nulla di buono, ma mi sono portato il piccolo Yoshi. Non so, dico, vabbè, magari può servire, magari no, ecco. Tanto le botte ce le prende Luigi, non è che ce le prende Yoshi, quindi dico. Niente, qui, c'è una, oddio, come l'ho evitato quello, non lo so, c'è un one up preso. Perché sono rimasto un po', non sono a secco, ci manca ancora prima di perderli tutti, però... sapendo come gioco, uno in più non mi dispiace. Allora, Yoshi si mangia i Koopa. Giustamente, quando c'ha fame, piccoletto c'ha fame. E allora, provo a prendere la moneta. Sì, tanto... oh, cavoli! Ah, va nella lava! Devo stare attento allora. Qui ce la faccio, qui pure, e qui... praticamente si è abbassato il mio passaggio. E non posso fare lo schianto a terra, però ci sono questi che vengono in mio soccorso. Bravissimi. Guarda che velocità, come l'ho schivati. Mamma mia, ragazzi. Vabbè, oggi l'ho detto che me la sentivo. E tanto è. Allora, questo si abbassa, va a finire nella lava. Ah, mi sa che ora si alza e poi va nella... eccolo che va nella lava. Mannaggia. Allora, sono in pericolo però qui. Ok. No, vabbè, non fa niente, non fa niente. L'avevo messa in conto che avrei perso Yoshi. Gira! Bene. Ah, lì c'è un'uscita segreta probabilmente. A meno che non è l'uscita segreta dove c'era la moneta che ti faceva andare nel tubo. Però quello era un po' difficile da prendere. Dovevo aspettarmi, evitare qualche palla di fuoco, qualche lapillo vulcanico. Però, fatto. L'ho letteralmente rushato. Idea è andata benissimo, facciamoci anche l'altro livello. Che cos'è? Sul fiume di magma. Ah. Beh, siamo sul magma effettivamente. Però,
Cos'è questa nebbia? Che avanza, tra l'altro! La nebbia che avanza. Oddio, che è questo? S. Ah no, 5. 4. Non sarebbe... Ma che... Quindi a ogni salto tipo perdo e... No. Non ho idea di cos'è quello. Mi sono buttato per sbaglio. Dico, vabbè, mi butto e ci ragiono un attimo. Ma no. Ok, quando è atterrato la talpa è diventato 4. No, 3. 2. Va a seconda. Ah, in base al numero di nemici. Anche i mini Goomba. No, cavoli. Oddio, si attaccano a me i mini Goomba. Aiuto. Come mi libero? Girando. Ah, ok. Quindi basta che giro i mini Goomba e vanno via. Nella lava? Bravissimi. Ci sta sempre quello che si salva. Giusto per avere un nemico in più lì sopra. La talpa, sì, però, ecco. Faccio incontrare Mr. Resetti, se no. Quei blob... Ok, aspetta, no, qui devo salire. Quei blob di lava che ogni tanto si vedono danno molto fastidio. Visivamente parlando, intendo. Non in altra maniera. Sì, vabbè, Tato! È finito? Vai, sbraia un po' e poi vai via. Allora, qui sopra abbiamo altri Goomba. Oh, cielo. Aspetta però. Vai! Ah, volevo fare filotto perché gli altri mi stanno seguendo. Il bello è che non ti fanno male, però... Oddio, zero? Zero? No, gira, gira. Che... Dove è uscito quello che non l'ho visto? Attenzione! Oh, cielo. Questo? Niente. Dato via. Mamma mia, quanti nemici schifosi. Quello l'ho visto, amico mio. E tu che fai? Niente. Oddio. Ok, posso provare... Vabbè, ci ho preso il danno, non importa. La prendo però e via. Eh no, i Goomba devono andare... Oh, quanta gente! Basta un po'. Un po' troppi, per favore. C'è anche la nebbia lì che mi insegue, che mi fa... paura. Io non voglio che mi pizzichi il sedere la nebbia, quindi per favore andate via. Senti, ho preso il power up e non voglio perderlo ora. E più siamo, più mi sa che va lento sto coso di pietra. Io non so i nomi oggi, non mi vengono proprio i nomi. Questo cos'è? Tipo una specie di... Vabbè, comunque non ha importanza perché mi sa che abbiamo finito. Sì, per fortuna. Ah, lì c'è un'altra moneta. Vabbè, la prenderò magari in un altro momento. Lì bisogna proprio... Si va stretti tra nebbia e monorotaia lì, passaggio. Quindi, vabbè, comunque sì, a parte i nomi che non mi vengono proprio in mente, probabilmente perché sto molto concentrato a non perdere il livello, però è andata. Carino come livello, non male. E venerdì si finisce questo mondo. È andata come è andata. Il gioco termina. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di New Super Mario Bros. U Deluxe e ci vediamo domani. Ciao!